No. Sì. No. Sì. No. Sì. No. Ogni tanto. Sì. No. No. Sì. No. Sì. A volte. No. Sì. Sì. Perché mi piace. Perché non ho tempo e non mi piace. Perché mi piace, mi fa evadere dalla realtà. Perché non mi interessa. Perché non è una mia passione. Penso che non è una cosa che mi diverte. Perché mi piace e mi fa sentire bene. Perché non mi piace leggere. Perché penso sia un modo di sfuggire dalla realtà per passare il tempo. Perché non è nei miei interessi. Perché non mi appassiona molto, preferisco guardare film. A mio parere sono molto utili per conoscenza, che è ignorante, diciamo. Per i libri che ho letto in inglese penso che siano molto interessanti e aiutano la conoscenza di una lingua molto importante nel mondo. Sicuramente sono utili perché appunto per la cultura personale sono molto importanti e poi perché comunque nel momento in cui ci sono i social, avere magari un libro cartaceo può tra virgolette essere una cosa migliore. Sì, sono utili perché ampliano la mente e sono un buon passatempo. Allora, i libri penso che possano insegnarci molte cose, sono utili per istruirci. No, non è per gli sfigati, ma soltanto per chi piace leggere. Secondo me no, anzi chi lo pensa secondo me diciamo non ci capisce molto, però i libri ti aprono un mondo, quindi non è da nerd. La lettura, come tanti altri hobby, è una passione, c'è a chi piace e a chi no. Vabbè, cioè se uno vuole acculturarsi perché non è da sfigati nerd. Dipende. Che genere sono, se durano tanto, durano poco, se sono, che ne so, delle saghe, però in genere no. La lettura crea un modo per comunicare, un modo per esprimere delle opinioni a vicenda. No, si vado soltanto se mi serve un libro di cui necessito la lettura e basta. Io non vado in biblioteca perché non è un posto che mi piace. Per me la lettura è un momento di relax, è un momento anche per imparare cose nuove e anche stare un po' da soli.